Era dal campionato di Serie D 2013-2014, poi vinto, che la Pistoiese non inanellava 5 vittorie consecutive. Allora furono addirittura 7, con 22 gol fatti e 4 subiti. Ora siamo a 5, con 12 gol fatti e 5 subiti. È ben augurante. Ma la quinta consecutiva per 2-1 di fronte all'ultima in classifica, il Salso Maggiore, non è stata facile, pur essendo stata la gara sempre nelle mani degli arancioni. Dopo il dubbio se non inesistente calcio di rigore decretato su 2-0 a favore pistoiese dall'arbitro Leotta di Acireale, c'è stato nervosismo, crescita della volontà avversaria eppure qualche rischio corso nel finale. In questa quinta vittoria consecutiva della pistoiese abbiamo avuto la conferma del valore della coppia d'attacco Barzotti-Di Biase, ambedue a segno per il loro 11° successo stagionale. E per Di Biase questi 11 gol sono arrivati in sole 19 giornate. Semmai da riflettere sul brutto secondo tempo in cui un Salso Maggiore che non aveva più nulla da chiedere in questo campionato, una sola vittoria per loro in totale, ha messo in campo orgoglio e volontà di recuperare il risultato dopo che il primo tempo aveva visto in pratica una sola squadra in campo. Un rigore decretato, come detto, dall'arbitro a favore degli ospiti per un tocco di mano ravvisato, in pratica ha innervosito oltremodo gli arancioni che hanno via via perso lucidità e trame di gioco. Spesso nel calcio accade che squadre che nulla hanno da chiedere creino dei problemi. Resta il fatto di un brutto secondo tempo dove, per dirla tutta, non si sono affatto visti i 45 punti di distacco tra le due compagini ad inizio gara, 48 al termine. Anche la Gianna Erminio ha battuto il Carpi mantenendo quindi per due lunghezze la vetta della classifica. Ora, prima della sosta del 26 marzo prossimo, per gli arancioni due trasferte consecutive. La prima nel derby di Agliana, in campo con Valentini, Vassallo e Biagioni, Davi, Arcuri, Andreoli, Caponi, Maic, Macri, Barzotti e Di Biase. Giornata ventosa al Melani, Consolli manda in campo Biagioni per l'infortunato Viscomi e mette dietro le punte come rifinitore Macri. Inizio attacco per l'Arancioni, oggi in maglia bianca, avversari assai timidi tutti in difesa. Al secondo lanciato a profondo Macri non riesce a concludere, poi al decimo una sventola precisa da parte di Capitan Caponi. Subito dopo la palla da Di Biase a Barzotti che viene anticipato in un soffio con palla in angolo. Grossa occasione sprecata da Di Biase in contropiede al 20°, partito sul filo del fuorigioco, davanti a Frattini non riesce a inquadrare lo specchio della porta, ma al 22esimo la Pistoiese passa in vantaggio grazie a un calcio di rigore decretato dall'arbitro Leotta per un atterramento in area di Andreoli ad opera di Morigoni. Batte di precisione Barzotti per la sua 11esima rete in campionato. Al 26esimo la Pistoiese raddoppia, sembra chiudere la contesa. È Di Biase che approfitta del cross dalla destra di Barzotti e di in mezzo a tre avversari è lesto nel deviare in porta. Anche per lui siamo a 11 gol. Come detto, però, sono stati segnati solo da Salso Maggiore all'andata a Salso Maggiore al ritorno, vale a dire in 19 turni. Al 32esimo si fanno pericolosi per la prima volta gli ospiti quando la botta dal limite di Turrà viene deviata pericolosamente dalla scheda di Biagioni, finendo fuori di poco. Al 38esimo l'episodio che cambia il volto alla partita: l'arbitro ravvede un fallo di mano di Biagioni su un cross da sinistra di Segantini, indica il dischetto. L'arbitro, fra l'altro, era alle spalle dei giocatori, deve aver supposto qualcosa. Va alla battuta aperta e accorcia le distanze. Sarà per il nervosismo crescente tra gli arancioni e anche per la ritrovata possibilità di pareggiare per gli ospiti. Fatto è che la gara cambia registro, la Pistoiese si appanna. Ancora ospite al tiro al 41esimo con Segantini che impegna Valentini. A riposo si va sul 2-1 per la Pistoiese. A inizio ripresa ancora un'iniziativa pericolosa per Di Biase, che sempre servito da Barzotti va via in velocità ma spedisce fuori di pochissimo, fallendo una grossissima occasione per la Pistoiese per chiudere la contesa. Primi cambi di Consonni al 12esimo quando escono Macri e Andreoli per Sighinolfi e Boccardi, al 25esimo quando Vassallo ha l'occasione giusta per chiudere la partita ma arrivato in corsa spedisce alto il pallone. Al 29esimo applausi a scena aperta per una rovesciata spettacolare di Meic in area, ospite con Frattini che si supera evitando il terzo gol. 35esimo ancora un cambio con l'uscita di Di Biase e l'ingresso dello spagnolo Martin Gomez. I gialloblu ospiti non mollano, cercano di impattare il risultato e la gara non è gradevole in questa fase. La Pistoiese perde collegamenti e lucidità, pericolo in area arancione quando al 38esimo una botta di Brasacchio, da poco entrato in campo, costringe a un difficile intervento Valentini. Riprende a spingere nel finale la Pistoiese. In questa fase si vedono anche le buone potenzialità del neo entrato Gomez con un tiro cross al 42esimo e con una sua conclusione al 44 con il portiere che mette in angolo.
resta sul Melani fino al termine dei tre di recupero, una certa paura della beffa che non avviene in sostanza. Il triplice fischio finale dà sollievo e ci sarà da capire il perché di quel calo nella ripresa, anche di concentrazione e di precisione nelle impostazioni di gioco. In fin dei conti l'avversario ha messo in campo solo tanta volontà, ma ha giocato con la testa più lucida. Per la Fistrese è ovvio non possono non pesare la lunga rincorsa alla Giana ed il fatto di non poter più sbagliare nulla per non vanificare il cammino di Consonni, che stasera, a gara finita, parla di 14 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte in 20 gare. Questa è stata la quinta vittoria consecutiva, come detto, per la Pistoiese.